Nascerà a Matera una sede distaccata del Centro Sperimentale di Cinematografia. Oggi il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggeri, e il presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Felice Laudadio, hanno firmato la relativa convenzione. Il Centro Sperimentale di Cinematografia sarà ospitato nella ex sede dell'Università degli Studi della Basilicata a Matera. Per il presidente Bardi si tratta di un evento storico e di una grande opportunità per i giovani lucani. Quando si investe nell'eccellenza, ma soprattutto quando si investe nella cultura, credo che si investa bene. È stato uno dei primi progetti che volevamo portare avanti insieme al Comune di Matera e ci siamo riusciti in un contesto storico particolare, perché siamo stati impegnati per questa pandemia, e uscire con una manifestazione come quella odierna in uno splendido luogo, in un palazzo culturale d'eccellenza, e aver portato una parte della scuola di cinematografia qui a Matera per la formazione dei giovani, credo che sia sicuramente un aspetto estremamente significativo e di speranza per i nostri giovani e per la cultura in genere. La Basilicata riparte per la cultura, perché la cultura fa parte di questo popolo, fa parte del popolo lucano, ed è giusto che con la cultura si riparte in un momento storico difficile da superare, ma noi dobbiamo crederci, dobbiamo continuare in questa azione, che deve essere un'azione propulsiva e che deve vedere impegnati tutti quanti le istituzioni per far fronte a quelle che sono delle esigenze che non conoscono, e l'ho detto più di una volta, colore politico.